Con Simone Calori ci ritroviamo a distanza di qualche mese, sponde diverse, forse avevi un po' di dente avvelenato, è normale sportivamente parlando. No, quella partita ormai, cioè, rimane, ma non è che io sono una persona che guarda sempre avanti, non sono venuto qua a Grosseto pensando a quello che è successo 3 o 4 mesi fa, a quel gruppo straordinario che ho avuto a Terranova e che siamo arrivati alla fine a giocarcela fino all'ultimo secondo, insomma. Siamo venuti qua a giocarci la nostra partita, alleno qui a Montevarchi e era una partita difficile per noi, soprattutto per il momento che stavamo attraversando e anche per qualche mancanza che purtroppo nonostante gli acquisti ci ha penalizzato. Chechi è stato appena preso e domenica è stato buttato fuori, quindi l'esperienza un po' ci poteva mancare il secondo tempo. Ci mancava Pardera, Messini, Stefoni all'ultimo secondo, tutti i ragazzi insomma che potevano esserci, oggi non c'erano, quindi avevo paura già al secondo tempo. Quindi il dente avvelenato c'era, ma semplicemente per un fatto di risultati che ne abbiamo troppo bisogno. Senti, per quello che riguarda la partita, io l'ho vista così, un ottimo primo tempo della tua squadra, avete veramente irretito il Grosseto, bravissimi a colpire nell'extra time e poi nel secondo tempo più Grosseto che voi, ma voi bravi a crederci perché avete trovato subito il pari. Bravi soprattutto a segnare due volte al Grosseto perché finora non c'erano riuscito nessuno. Ma il primo tempo sicuramente l'abbiamo giocato in modo più sfrontato, più sfacciato, tra virgolette. Sapevamo che avevamo delle qualità e bisognava sfruttarle, e come il Grosseto che ha delle qualità e ha dei difetti, per le caratteristiche che abbiamo noi in campo, sicuramente questa palla in profondità gli poteva dar fastidio, ci abbiamo provato diverse volte, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sono d'accordo con te, poi sugli episodi, no? Montempi ha fatto un super gol allo scadere, che c'è stata anche un po' di polemica perché la palla è andata prima, l'arbitro ha dato 2 minuti, poi a due minuti e mezzo ce l'aveva il Grosseto e poi dopo si è ripresa noi e ci si è fatto gol. Sicuramente ci ha anche ha condizionato quell'episodio, la partita, un grandissimo gol di Montempi, poi al secondo tempo purtroppo cioè, ho fatto il cambio, si è preso il rigore, subito il 2-1, l'abbiamo vista tutti brutta, ma i ragazzi poi ci credevano sin dall'inizio. Poi però quando fai gol come l'ha fatto Edoardo Priore è normale che ti risolve poi tante altre cose, però i ragazzi sono stati encomiabili, stiamo continuando a fare questa striscia di risultati dopo quella negativa che avevamo fatto. Venire a pareggiare a Grosseto sicuramente è un ottimo risultato per noi, ci serviva per ripartire il prossimo anno, cioè il prossimo anno nel senso fra pochi giorni, però anche con un gruppo un po' trasformato. Ecco. Senti Simo, due cose che riguardano il Grosseto. Uno, come hai visto, l'episodio contestato del possibile 3-2. L'altro, come hai visto, proprio il Grosseto. E infine, aggiungo la terza domanda, quali sono i vostri obiettivi stagionali? Allora, il gol io dalla panchina ho visto il fuorigioco, cioè nel senso come se il guardalinea avesse fischiato fuorigioco, però non erano le condizioni di poterlo vedere. Per me la palla non era fuori, quindi secondo me non è stato fischiato palla fuori, ma è stato fischiato fuorigioco. Quello è l'episodio del 3-2. Come hai visto il Il Grosseto? Grosseto l'ho visto, ho visto una squadra che c'ha molte qualità, sicuramente ha avuto la problematica anche. L'ho detto prima, le quote ce le abbiamo tutti. Saio ha sempre giocato, è stato, io so che ha avuto, insomma, si è infortunato, gli è mancata una quota, ha dovuto cambiare alcune situazioni. Sono arrivati ragazzi nuovi tipo Russo, Romairone, che ho visto domenica a Orvieto, cioè signori giocatori. È normale che quando vai sotto, specialmente in casa, perché anche noi stiamo soffrendo questo, cioè in casa paradossalmente sembra che qualcosa non vada. Grosseto c'è, Grosseto è una squadra che anche quei cambi che arriveranno ora a Ah, gennaio, no, no. sì, anno nuovo, secondo me ha tutte le qualità per poter venire fuori, c'è un allenatore, c'è una società che se la giocherà con tutte le altre, non vedo drammi, poi ci stanno i pareggi, ci stanno le sconfitte, ma non vedo drammi. Ho visto la squadra quadrata anche a Orvieto, perché io sono andato a vedere la partita a Orvieto, era difficilissimo vincere quella partita perché l'Orvietana aveva cambiato modulo, il campo non è adatto alle caratteristiche dei giocatori che c'ha, quindi quella già è una vittoria importante. Poi per quanto riguarda Il tuo noi, Montevarchi. l'obiettivo era sin dall'inizio quello di ricostruire un ambiente. Cioè, è stato cambiato tutti i giocatori, è stato cambiato tutto lo staff tecnico. È normale che ripartire da una retrocessione è difficile dal punto di vista ambientale, però al tempo stesso io dico che ringrazio la società perché si è dimostrata sempre forte sin dall'inizio, ci ha sempre fatto lavorare in modo tranquillo, ci fa lavorare anche tuttora. Non è che non mi sarei mai aspettato che la società facesse, ma ho girato talmente tante squadre in Italia che quando perdi poi 5-6 partite, avere una società che ti supporta, c'è solo che da ringraziarla. Quindi l'obiettivo di quest'anno è salvarci il prima possibile e fare un campionato tranquillo. Tra l'altro, se questa squadra potesse
superare un po' quella soglia e staccare un po' la zona di fondo, sono più che convinto per le qualità che avrà a gennaio, che insomma ci possiamo un pochino divertire anche noi, perché ci siamo divertiti poco in questa prima fase del campionato. Senti, io ti ringrazio, ti faccio un bocca al lupo per il campionato e gli auguri a te e anche a tutto il Montevarchia, ai tifosi montevarchini, montevarchesi? Oh no, Montevarchini, ho detto bene. Sì, ho detto bene. E quindi per queste feste ci rivedremo al ritorno. Ringrazio voi, ringrazio tutti i tifosi del Grosseto, ringrazio anche Montevarchini, perché anche oggi era difficile venire a vedere una partita. C'era tanta gente per essere una partita di giovedì anche pre-natalizia, quindi ringrazio tutti i tifosi e un caloroso abbraccio a tutti quanti. Non ce la può più ora. Grazie mille. Grazie, ciao, alla prossima.